Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi mostrerò come costruire un nido per le galline. Innanzitutto ci servono dei pannelli. Ho fatto tagliare un pannello in tre parti, quindi tre tavole da 1 metro per 40 centimetri. Quattro pannelli da 40 centimetri per 40 centimetri e una tavola di 1 metro per 10 centimetri. Ci servirà trapano avvitatore e delle viti da 4,5 centimetri. Questo è il trapano avvitatore della Cecotec, il Ceco Raptor, che è fenomenale. Io lo sto utilizzando tantissimo per adesso. Quindi adesso vi mostrerò come costruirlo. Ciao Pitichina! Come prima cosa dobbiamo prendere la tavola, quella più lunga, quella di 1 metro, e dobbiamo andare a fissare la tavola da 40. La tavola da 40 andrà messa sopra alla tavola da 1 metro e la dobbiamo mettere proprio a filo. Così, e la fissiamo con le viti. Dopo aver fissato questa prima parte, vedete, dobbiamo fare la stessa cosa anche dall'altro lato. Bene, dopo aver messo i laterali, questo è quello che abbiamo ottenuto. Adesso con 1 metro dobbiamo prendere la misura e dobbiamo dividere in tre, perché qui dentro ci saranno tre nidi per le nostre galline. Quindi adesso vado a prendere le misure e vado a dividere. Allora, ho misurato, ho 96 centimetri, quindi ogni 32 centimetri vado a segnare con la matita e vado ad inserire questo pannello. Allora, ho misurato, ho 96 centimetri, quindi ogni 32 centimetri vado a segnare con la matita e vado ad inserire questo pannello. Con la matita ho segnato e adesso con il trapano vado a fare tre buchi per ogni linea. Adesso vado ad avvitare. Ho fissato il primo scompartimento, adesso vado a fare la stessa cosa con l'altro. Anche l'altro scompartimento è stato fissato. Adesso devo mettere il pannello da questo lato e il pannello dalla parte poi superiore. Solo una parte resterà aperta, che sarà quella dove le galline entreranno. Adesso vado a fissare questa tavola. Vedete? Così. Bene, dopo aver fissato i due pannelli da 1 metro con i due pannelli da 40 centimetri e aver inserito all'interno i due pannelli da 40 centimetri, adesso dobbiamo mettere il coperchio.
Ecco, vedete? È quasi finito. Adesso dobbiamo prendere la tavola, quella di 1 m x 10 cm, la dobbiamo mettere qui davanti per evitare che cadano le uova. Vado a fissare questa parte. Ed eccolo terminato. Guardate che carino. Poi all'interno va messo un po' di paglia, un po' di fieno e le galline andranno a fare le uova. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete il video con tutti i vostri amici e parenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!